Guarda cosa mi è arrivato a casa, pure questo, oh, su pacchettino qui. Medecinze San Frantiores, Medici Senza Frontiere, premio Nobel per la pace 1999. Signor Montesi, ci aiuti ad alimentare la speranza di salvezza dei bambini malnutriti che rischiano la vita. Gentile signor Matteo Montesi, vedi? Sempre raffigura sempre i negretti malnutriti che stanno male, morne di fame. Guarda, la malnutrizione uccide, fermiamola. Fa un po' vedere dentro cosa c'è. Guarda che roba, oh! Per far pietosi i cori c'è sempre un bambino negretto che muore di fame, secco, rincignito. Signor Montesi, insieme possiamo restituire ai bambini malnutriti come lui il futuro e il sorriso, la forza di crescere e la speranza di vivere. Lo sai chi è che poteva fare qualcosa? I governi del mondo! I governi del mondo, invece da farsi missili che costano un sacco di soldi e a volte falliscene pure la missione, scoppiene in orbita, hanno pagato miliardi di euro. A stora invece da fare quei missili oppure le armi belliche che servono per la guerra, che la guerra non serve a niente, serve solo a annientare sempre il pianeta sempre di più, invece da fare la guerra, da fare le armi, a stora se ci si aiutava a vicenda non c'era si fuori bambini negretti oppure non negretti che stanno male, malnutriti e morne di fame. È i governi del mondo che devono aiutare sta gente, no noi altri che dobbiamo pagare tutto un contino, un sacco di bollette. Lo volevo capire una volta per tutte, tutte queste associazioni che vogliono i quattrì, lo sappiamo bene che per il 99% non arriva i quattrì a sapore gente, perché è 90 anni che morne di fame, a stora non morirne più di fame, sa tutte queste agenzie dei soldi dei quattrì che speculano e se li tienene per loro. Allora fam puede sto sacchetto qui, guarda va, una sporta, mi ha regalato una sporta per andare a fare spesa, vedi che carina. Uno se gli dà un euro, 2000 lire, tutte le persone d'Italia e almeno s'associazione va avanti. Ma quante associazioni ci sono che c'è scritto che aiutano i bambini disagiati, bisognosi e affamati? A stora non morirne più nessuno di quante associazioni c'è e tutti quei quattrini, due a finì che morne sempre tutto un continuo sta gente.